Buongiorno a tutti, sono un prete della diocesi di Bergamo, mi chiamo Emanuele Personeni. L'11 febbraio è il giorno dedicato alla Madonna di Lourdes, è la giornata mondiale del malato e cade l'anniversario della firma dei patti lateranensi tra la Chiesa e lo Stato. Venerdì 11 febbraio mi metterò in cammino anche io. Già molte persone infatti stanno percorrendo a piedi il nostro paese, allo scopo di difendere i diritti umani fondamentali. Qui il mio pensiero e la mia riconoscenza vanno a tutti i marciatori delle libertà e a tutti i resistenti. Anch'io intraprendo dunque questo cammino. Lo scopo che mi prefiggo è fermarmi presso le parrocchie che attraverserò e consegnare nelle mani dei preti, se possibile, altrimenti di qualche parrocchiano, due lettere. La prima rivolta alle parrocchie, la seconda indirizzata al Papa. In queste lettere racconto quello che ho visto e continuo a vedere. Voglio condividere il mio pensiero, nella speranza che cresca nelle parrocchie la coscienza della gravità del momento, delle profonde ingiustizie che col pretesto della pandemia vengono perpetrate nei confronti delle persone e della sofferenza che ne deriva. Per i contenuti delle lettere rinvio al canale Instagram, nel quale lascerò ogni giorno traccia del mio cammino e chi vorrà potrà dire la sua condividendo pensieri e riflessioni. Mi muoverò a piedi o in bicicletta, anzitutto per solidarietà con chi è privato del diritto di utilizzare i mezzi pubblici perché non vaccinato. In secondo luogo per poter dare tempo alle persone. Infine per poter rientrare in me stesso. Di giorno in giorno saranno benvenuti quanti vorranno camminare insieme, anche solo per un tratto, per la tappa intera o anche di più. Sul canale Instagram posterò ogni giorno luogo e orario di partenza e il nome delle parrocchie che attraverserò. In ciascuna, oltre a incontrare il prete, vorrei condividere un breve momento di preghiera, aperto a tutti, all'esterno della chiesa. Ogni giorno posterò un versetto tratto dal brano di Vangelo, previsto dalla liturgia, e due semplici parole di commento. All'inizio di ogni tappa pregherò con chi vorrà il rosario. Concludo questo breve messaggio dicendo no all'obbligo vaccinale, no ai ricatti, no al Green Pass. Sì, invece, al rispetto di ogni persona, sì alla libertà, sì alla nostra comune umanità. Spero di incontrarvi lungo il cammino.